messaggio di vicinanza, una carezza ai malati di Villa Cozza. Sì, è un luogo speciale perché costituisce per tutte le famiglie di Macerata e anche del dintorni un punto di riferimento. Stare vicino alle persone che soffrono, come mi diceva prima il nuovo direttore, ci aiuta a rimanere umani. A volte rischiamo di dimenticarlo. Fa bene ogni tanto venire qui. Credo che farebbe bene anche ad altre persone che sono sicuramente ben accolte qui. Cerchiamo di fare coraggio a questi fratelli e a queste sorelle. Buona Pasqua. Direttore, per lei la prima Pasqua qui a Villa Cozza? Sono veramente fortunato a iniziare così, un'avventura nuova, un'avventura che parte dalla speranza di ogni nostra comunità e mia personale. La fragilità e la debolezza degli ultimi, dei nostri anziani, sono l'occasione da subito evidente perché ognuno di noi si ritrovi nel vero senso del proprio essere, del proprio lavorare e del proprio essere comunità. E ricordiamoci che questo è un ente che ha 500 anni di vita. Ogni maceratese deve essere orgoglioso di questo. Io sono molto orgoglioso di poter essere stato scelto per servire una realtà così importante. Diceva il Vescovo, incontri come questo, visite come queste aiutano a restare umani. Avere un pensiero per chi ogni giorno lavora per loro, chi ogni giorno lavora per i nostri anziani e per i nostri ospiti. Un pensiero per i nostri familiari che hanno cura di loro e hanno cura dell'ambiente nel quale vivono. Un pensiero per i nostri figli che imparino e non si scordino mai che la vita è intera, è fatta di un percorso che comprende anche la fatica per avere un senso e una pienezza. Buona Pasqua, direttore. Grazie, grazie.